Una volta avviato il SysAP, è necessario effettuare delle prime configurazioni in modo che il sistema funzioni correttamente. Entriamo in modalità configuratore ed iniziamo la nostra prima configurazione. Ci sono alcuni parametri importanti da verificare e lo facciamo dal menu Configurazione Free at Home. Da questa schermata è possibile visualizzare lo stato degli apparecchi collegati o che sono stati trovati nell'impianto. Per esempio, nel caso in cui ci siano dei dispositivi connessi al bus Free at Home, è possibile visualizzare la lista cliccando sul relativo menu. Se ci sono dei dispositivi wireless, saranno visualizzati qui. Si possono gestire gli utenti del sistema e su questo argomento trovi un video dedicato sul sito. È anche possibile visualizzare delle informazioni relative al sistema, come la versione del firmware oppure la quantità di dispositivi installati. Si può creare una documentazione da rilasciare al cliente con tutti i dettagli delle programmazioni e degli apparecchi installati. Il SysAP ha bisogno di alcune configurazioni iniziali che si fanno tramite il proprio menu SysAP Free at Home. Su localizzazione è possibile scegliere il nome del SysAP, impostare una lingua per i messaggi di sistema e dargli delle unità di misura diverse da quelle impostate, per esempio in Fahrenheit. La modalità di sincronizzazione NTP consente agli utenti di evitare di reimpostare l'orario, per esempio al cambio del fuso orario, a patto che il SysAP sia connesso in rete. È anche molto importante scegliere correttamente il luogo di installazione, perché tramite questo parametro vengono presi i dati relativi al meteo. Inoltre è possibile, sempre dal menu SysAP Free at Home, creare un backup delle proprie impostazioni in modo da poterlo salvare sul computer, impostare le geolocalizzazioni per il geofencing, effettuare una migrazione verso un nuovo SysAP e controllare lo stato degli aggiornamenti. In questo menu è anche possibile attivare il supporto remoto in caso abbia bisogno di supporto da ABB, attivare le registrazioni o attivare un accesso SSH remoto per la gestione più avanzata del dispositivo. Nel menu Rete è possibile impostare diversi parametri di rete in caso in cui ci siano necessità particolari sul tuo impianto, effettuare la connessione al My Building e gestire le API locali, per esempio quelle che riguardano Alexa o comunque l'integrazione locale.